Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo video haul. Eccoci qua con tutti questi acquisti che in realtà ho fatto prima del lockdown effettivo in Lombardia, quindi sono un po' vecchiotti alcuni, ma non avevo ancora avuto modo di farveli vedere, quindi eccoci qua. Tecnicamente sono tutte cose che comunque sono ancora in vendita, quindi potete acquistare tranquillamente. Mamma mia, raga, tutta questa parte del collo bloccato. Faccio una fatica a girarmi di qua. Oh, che male. Vabbè, comunque. So che tra i haul sono la vostra categoria preferita di video da vedere appunto sul mio canale, quindi lasciate un mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché sono in arrivo tanti video tra i haul di siti diversi, quindi se non volete perdervi nessun video ricordatevi di iscrivervi. Ma detto questo, cominciamo subito. Non so da cosa partire perché tutto quello che ho preso in realtà mi piace. E tra l'altro manca una cosina, dopo vado a raccattarla. Partiamo da Zara. Qui abbiamo una magliettina. Ecco, due o tre cosine le avete già viste nel video dove vi faccio vedere le idee outfit, e questa è una di quelle. Questa è la magliettina super semplice, abbastanza corta, con lo scollo quadrato. A me piace come taglio, mi piace vederlo indossa la gente, non ho ancora capito se mi sta molto bene. Io ho preso una taglia S per averla super mega aderente, anche se forse una M sarebbe andata meglio perché di spalle è un po' piccolina, però chi se ne frega, va benissimo così. Pagata, ho tenuto gli scontrini se Dio vuole di tutto, sono 9,90 euro, quindi 10 euro e top. Poi proseguiamo con un acquisto fatto da Intimissimi, sacchetti bruciati e buco e così, infatti sono tutti rovinati. E io amo questa cosa, ho preso un reggiseno. Questo modello ve l'avevo già fatto vedere nel video di Intimo, appunto, dove parlavo dei miei modelli preferiti, dei siti dove amo comprare. Mi fa malissimo, madonna. Questa volta la commessa mi ha suggerito una seconda C, perché io ho il problema che ogni sempre, dopo un po' di tempo che utilizzo i reggiseni, mi si allargano di giro. E quindi poi mi dà fastidio perché mi si muovono, quindi mi ha consigliato di prendere una seconda, che come vi ho spiegato là, la seconda è il giro appunto qua, mentre la coppa sono le lettere. E vediamo come mi ci trovo. Per ora mi ci trovo abbastanza bene, fa un bel seno. Questo reggiseno è costato 30 euro, 29,90, e è il Mia, versione classica nero pizzo, quindi se volete andarlo a prendere, questo è nella linea basica di Intimissimi, quindi lo trovate sempre. Poi passiamo a questo mini pacchettino che mi è arrivato da We Makeup, ma pagato da me. E ho comprato il lip plumper. Mi è uscita la pubblicità un botto di volte, volevo provarlo, c'era le spedizioni gratuite e in più era in sconto, ho detto perché no. Come vedete lo sto utilizzando da qualche giorno, va applicato mattina e sera ed è un trattamento di 28 giorni. Per ora benefici a livello di plumper no, per niente, cioè le mie labbra sono rimaste normali, ma quello che mi interessava di più è che dicevano che dava anche un livello di idratazione molto più alto alle labbra, ed effettivamente questo lo sto riscontrando. Non ha quell'effetto da burro cacao che mettete, avete labbra super morbide, le labbra rimangono uguali quando lo mettete, ma mi sono resa conto che a me in inverno si seccano da morire le labbra e questo al momento non sta succedendo, ma vedremo tra 28 giorni come sarà andata. Continuiamo con degli acquistini, make up, skincare, cose così. Sono andata da Pinalli, raga io non ce l'ho fatta. Ho preso la palettina nuova di Nabla, quella piccola. Vorrei comprare anche quella grande, ma non mi è sembrato il momento data la situazione economica dovuta alla cassa integrazione che non arriverà mai. Quindi ho preso solo questa, ma io la stra amo. Questi sono i colori, cioè raga quanto sono belli. Abbiamo Ruby, Virgo,
Whisper, non so come si legge, e Capricorn. Sono bellissimi, danno dei riflessi allucinanti, si appiccicano senza colla. Da quando li ho presi, li sto usando praticamente sempre. Mi piacciono un sacco, in più la palette in sé è bellissima, che è tutta trasparente tranne i brillantini. Veramente, veramente bella. Tra l'altro, io ho fatto una sorta di Black Friday da Pinali perché sono stata selezionata tra i clienti top. Questo mi fa capire quanto spendo, e l'ha fatto capire anche a me. Quindi poi andiamo avanti. Ho comprato il fondotinta di Chanel. Questo è l'Ultra Le Teint Velvet. Anche qui, tra l'inglese e il francese, non so cosa so meglio. La colorazione, per chi più o meno del mio colore, è la B20, se vi interessa. L'avevo già provato 2 volte in campioncino e mi era piaciuto un sacco, quindi ho deciso di acquistarlo. Sapevo già che mi piaceva e top. Tra l'altro, è il mio primo prodotto effettivamente di Chanel. Quanto è bello avere questa cosa! Io amo, sono una fissata per queste minchiate. Poi andiamo avanti, ho preso anche l'olio struccante di Kiehl's, la versione grande perché quella piccola non ne avevano più e tanto lo amo, l'avevo già preso in versione piccolina, quindi ci sta. In più questo ha il dosatore, quindi è anche più comodo effettivamente. Costato mi sembra, ah, non vi ho detto i prezzi di un cavolo di niente. Allora, io ho pagato tutto meno questa storia del Black Friday. Comunque, la palette costa 24 euro, sono sicura, ok? Il Midnight, questo qua, costa 32, mentre il fondotinta 45. Poi ho preso anche 2 Yankee Candle. Ho preso questa qua, Spiced Orange, che è buonissima, buonissima. Io adoro le tarte di Yankee. Le amo alla follia. E poi ho preso questa qui che è alla cannella. E poi all'interno abbiamo qualche campioncino che mi hanno lasciato, tra cui questo che, raga, top, che è la maschera di Kiehl's per i pori. Non l'avevo ancora provata, mi sta piacendo abbastanza, quindi sono contenta. E questo era tutto quello che ho preso da Pinalli, mi pare anche troppo. Rimanendo in tema candele, così poi finiamo da Amazon, oltre a quello che c'è qua dentro, ho ordinato questa candela gigante. Mamma mia, raga. Chi mi segue su Instagram o su TikTok l'ha già vista perché mi è arrivata tempo fa ed è quella i Christmas Cookie. Questa è una delle candele che io amo di più in assoluto. È veramente, veramente buona, super natalizia, ma io la uso tutto l'anno. Torniamo ai nostri cari vestiti e andiamo da CVG. CVG è un negozio che io ho sempre sottovalutato tantissimo, l'ho sempre ignorato, non mi è mai piaciuto e devo ricredermi perché ultimamente ha migliorato la qualità dei capi, ha migliorato i tessuti, i tagli, quindi i coriandoli, i sassi e quindi sono contenta. Questo è il maglioncino, maglioncino super semplice, bianco a costine, a collo alto. È costato. Aspettate, no! Ecco, l'unico di cui ho perso il cartellino. Comunque mi sembra sui 13 euro, non di più. E è fatto comunque in un buon materiale. Adesso vado a recuperarvelo. Ok, è 50% viscosa, 28% poliestere, 22% di nylon, però abbiamo una bella metà in viscosa che si sente sia sulla morbidezza sia sul fatto che non sudate male. A me piace, la qualità è veramente buona, nulla togliere a cose di Zara, Bershka, Stradivarius, anzi, ultimamente sono quelli che mi stanno deludendo di più sulla composizione effettiva dei capi e sul loro prezzo a riguardo, visto, vabbè, non diciamolo, ve ne parlerò magari poi su Instagram, se no sto qua 10 anni e mezzo. Comunque questo era il mio acquistino da CVG. Da Bershka ho fatto un acquisto top, top,
Vi ho fatto vedere di sfuggita questo acquisto e mi avete scritto tutti dove io l'avessi preso. E raga, questo è il mega teddy di Bershka, pagato 60 euro, ho preso una ML in questo blu elettrico. Raga, è bellissimo, cioè è veramente bello, è super morbido, fatto bene, ha un bel taglio. Io lo amo, io lo amo. Tra l'altro mi sono accorta che compro tutte pellicce teddy super colorati e non ho un teddy nero e un cappotto nero, ho solo quelli stravecchi tutti rovinati, quindi dovrò procurarmene uno, anche se quest'anno per quello che usciamo, anche che non lo prendo, pazienza, lo comprerò l'anno prossimo. Comunque questo è il teddy, bellissimo, al taglio dietro, mi piace un casino, un casino. Ok, questo lo appoggiamo qua. Passiamo a questo negozietto, Anagram Paris. Chi mi segue ha già visto queste cose perché ho già fatto un video a riguardo sul canale e in più, sempre nell'idea outfit, ve li ho fatti vedere entrambi indossati insieme, infatti vi lascerò la clip qua. Questa gonnellina, super 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 carina, un po' stile Burberry. Molto morbida, all'interno tra l'altro ha il suo pantaloncino, vedete? Quindi top, perché così siete tranquille, potete metterlo con sotto le calze, che chi se ne frega. Anche questo mi sembra che, ok, è 100% cotone, quindi materiale molto molto buono. E questo appunto è la gonnellina. Poi ho preso anche un maglione, raga, è tutto lordo adesso, ve lo dico, era da mettere a lavare, ma volevo farvelo vedere, comunque le clip di quando era pulito ce le ho. E questo è il maglione, super semplice, sempre a costine come quello bianco, col collo alto, uguale a quello che ho preso da CVG, se non che ha la particolarità di avere appunto tutti i bottoni sulle maniche, i bottoni sono veri, quindi si possono effettivamente aprire e chiudere. Mi piace un sacco, grazie a questo, mi sono sparato in faccia, ho ripreso ad amare le cose a collo alto, non le usavo da tanto, a me piacciono solo quelle col collo gigante che non strozza, ma invece questi che sono in viscosa sono talmente morbidi che non mi sento oppressa, quindi top, assolutamente sì, approvato. Tra l'altro non vedo l'ora che ci liberino per tornare qua a farmi un giretto e scovare un po' di cosine. Ma ora passiamo all'ultima cosa, questo è il pacco, raga, ho fatto l'acquisto top della vita più o meno, ma per me che odio stirare va bene così. Ed è questo, praticamente è un ferro da stiro verticale, che serve a stirare le cose, non le stira bene come un ferro da stiro, non c'è paragone. È vero che probabilmente questi verticali professionali funzionano da Dio, questo che costa forse neanche 30 euro, vi lascio tutti i link sotto comunque. Non funziona un granché, però mi strapiace. Ci metto poco quando ci sono quelle pieghe perché li ho buttati nell'armadio i vestiti anziché piegarli. Con questo lo accendete 2 secondi e pronto, date una bella passata e rimane bello dritto. Tra l'altro dicono che con questi cosi a vapore super caldo va bene anche per eliminare i germi, i batteri che ci sono in giro ultimamente, come se prima non ci fossero mai stati, ma ultimamente si fa più caso a queste cose, quindi in caso top anche per quello. Questo era il mio ultimo acquisto. E niente, questo era tutto. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, soprattutto se siete come me chiuse in casa. Spero di avervi aiutato a sopportare un quarto d'ora in più di questo lockdown. Scherzo, ma minga troppo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro capo preferito, se avete già comprato qualcosa anche voi delle cose che ho preso io, o quello che vi pare, scrivetemi quello che vi pare, a me piace un sacco rispondervi e leggervi. Quindi niente, adesso vi saluto davvero e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!